Il derby Torino è alle porte. Ma quante defezioni più di alcuni giocatori primavera scenderanno in campo sabato pomeriggio? Il pareggio contro Atalanta due giorni fa rallentato. Anche se leggermente. La gara nel primo posto Juventus da Massimiliano Allegri che, dopo aver battuto Lecce nel round infrasettimanale, ha dovuto affrontare una squadra di un altro caliber che fatto uscire il momento problemi gioco ben. Noti della formazione Juventus. Una formazione che, senza impegni infrasettimanali relativi alle coppe europee, è attualmente in terza posizione. 14 punti. A meno di 4 dalla testa della classifica occupata dall'Inter di Simone Inzaghi e da Milan of Stefano Pioli. Entrambi appaiono 18 punti. Pomeriggio. Quando Torino non programmato Ivan Juric arriverà sul verde dell'Allianz Stadium. Di nuovo dal pareggio in casa ieri sera Network White contro Hellas Verona. Una sfida che la Granata cercherà ovviamente vincere per portare a casa un successo che, escluso quello di casa nell'aprile 2015, manca nella casa dei cugini Zelanti anche da 12, firmati da una coppia Rizzitelli. Di aprile 91.995. 28 anni fa l'ultimo successo esterno nel derby come anticipato in precedenza. Torino non ha battuto la Juventus per 8 anni. Era in effetti il 26 aprile 2015 quando, all'interno delle mura amichevoli dello Stadio Olimpico. Oggi lo Stadio Olimpico Olimpico Torino. La formazione guidata all'epoca da Gian Piero Ventura ha sconfitto gli uomini di Max Allegri in ritorno grazie alle reti di Fabio Quaglialla e Matteo Darmian. Un successo, tuttavia, è rimasto isolato, dato che da allora le granate non hanno più avuto successo in compagnia per battere gli amari cittadini rivali che desiderano prendere in considerazione le gare giocate nella casa del calendario. Non perdono contro il Toro da 28 anni. Proprio dal 9 aprile 1995. Juric ha gli uomini contati lo spazio del sabato per un molto giovane se da lato c'è una Juventus che, nonostante un gioco senza idee e idee, attualmente occupa il terzo posto in classifica. Meno 4 da Inter e Milano. Dall'altro c'è Torino che, sebbene silenziosa nel centro di centesimi, lui ha a che fare con una lista di incidenti sempre più lunga. In effetti, ieri sera, durante la partita interna contro Hellas Verona di Marco Baroni, anche Saba Sazonov è finita nella lista. Costretta a cambiare al 27esimo minuto del primo tempo per un problema muscolare. Una fermata, quella del difensore georgiano, che viene aggiunto a quelli ora datati da Gigi, Zima e Good Morning, di esempio la vecchia signora. Quindi, il tecnico croato dei Granata potrebbe decidere di dare spazio al giovane difensore primavera. Ange Njuesan.